scena, non c'è più il passaggio alla Metellia, cosa è successo? Ma non c'è stato il passaggio alla Metellia perché dopo che tutto era compiuto, dopo l'accordo sindacale siglato martedì scorso, inopinatamente il consorzio ha fatto marcia indietro, perché dice c'è un quadro normativo nebuloso, ma probabilmente c'era anche un mese fa, c'era anche due mesi fa quando abbiamo deliberato il passaggio a Metellia. Un dato è certo invece, che non c'è stata la proroga ai consorzi. In questo momento non ci sono più i consorzi come soggetti che obbligatoriamente devono svolgere la raccolta differenziata, ed è soltanto una prepotenza non aver voluto concludere il processo, una prepotenza che costerà cara ai cittadini di Cava dei Tirreni, perché dai nostri conti ci sarebbe stato un risparmio di circa 1 milione di euro, che complessivamente vuol dire il 10% in meno sulle bollette, se avessimo concluso questo percorso, e invece c'è stata una volontà precisa di non concluderlo. Sul piano politico la cosa è gravissima, se ne devono assumere tutta la responsabilità, perché sono le stesse forze politiche che a dicembre, il 1° dicembre, si sono astenuti quando in Consiglio Comunale il resto del Consiglio ha deliberato il passaggio della funzione raccolta differenziata al Comune a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono le stesse forze politiche, il commissario del Consorzio Fabio Siani, il direttore generale del Consorzio Stefano Cicalese, che rappresentano l'uno segretario di Fratelli d'Italia, l'altro il candidato sindaco di Città Democratica, che oggi fanno spendere ai cittadini un 10% in più sulla bolletta che verrà. Insomma, chi si vuole occupare dell'interesse comune inizia a non guardare ai propri interessi, al proprio potere, e guarda l'interesse della città. C'è ancora la possibilità di riaprire il tavolo di discussione, ma ciascuno è il momento che si assuma la propria responsabilità. Così. Prego. Prego, prego. No, allora, lei ha distinto la conferenza stampa in due momenti, un amministrativo e uno politico. Adesso ci può dire cosa c'è sotto la cenere? Ma sotto la cenere, come dire, io non faccio illazioni né dietrologie. Ho rimarcato un dato storico: ci sono forze politiche che controllano il consorzio, che hanno giocato come il gatto al topo con gli interessi della città, ci hanno portato fino a chiudere tutti i passaggi per consentire questa operazione, e all'ultimo momento sono venuti meno. Perché? Perché evidentemente ci sono delle posizioni da salvaguardare, perché evidentemente c'è un potere specifico da salvaguardare, perché non si fanno gli interessi dei cittadini, perché se si fossero fatti questi interessi bisognava chiudere questo passaggio di cantiere e bisognava garantire un 10% di riduzione sulle bollette della Tari. Purtroppo evidentemente sono altri gli interessi che premono a queste persone, ma io lo denuncio con fermezza. L'intero Consiglio Comunale, escluso queste forze politiche, Fratelli d'Italia e Città Democratica, voleva garantire maggiore efficienza, migliore qualità dei servizi e un risparmio di un altro 10% sulle bollette, come quello che abbiamo dato l'anno scorso facendo grandi sacrifici organizzativi. Per colpa di chi vuole mantenere uno status quo, ciò non è stato possibile. Lei ha dato mandato al legale del Comune per adire, appunto, ovviamente un'azione la ritiene giusta, ed è così. Non minerà poi il percorso futuro, cioè azionata la via legale, si sarà possibile poi sedersi e ragionare? La via legale è stata comunque quella di dire: il consorzio non vuole fare il passaggio, noi non possiamo costringerlo a farlo, possiamo però fare una verifica puntuale dei risparmi che avremmo avuto, ripeto, circa 1 milione di euro dai miei conti, un risparmio puntuale, quindi si può fare una verifica puntuale, e contestare al consorzio e ai suoi responsabili il danno che producono alla città, e chiederemo per vie legali che restituiscano questi soldi ai cittadini. Così, da quelle prima ha parlato di interessi di determinate forze politiche, ci può spiegare un attimino cosa significa? Mi pare di essere stato molto chiaro. Le forze politiche che non volevano il passaggio di cantiere il 1° dicembre del 2014, quando è stato deliberato in Consiglio Comunale, che si sono espresse diversamente, sono le forze politiche rappresentate dal commissario cittadino
cittadino di Fratelli d'Italia, che è il commissario del consorzio di bacino Fabio Siani, e le forze politiche Città Democratica, il cui candidato sindaco è il direttore generale del consorzio, che evidentemente sono alleate nel mantenere questo status quo, che è uno status quo che costa almeno 1 milione di euro in più ai cittadini di Cava dei Tirreni.